Lei immagino sia molto orgoglioso della sua sicilianità. Certo, certo, ci mancherebbe altro. Sono palermitano, infatti c'è un momento che dico io mi chiamo Gaetano Palermo, sono nato a Palermo, ho vissuto a via Gaspare Palermo, poi mi trasferivo a Vicolo Palermo, sono tifoso al Palermo, lavoro a Palermo e voglio morire in Palermo, più Palermo di così. Ci anticipi cosa farà questa sera? No. Innanzitutto sono contento di essere qui a Palermo perché da tanti anni che non faccio qualcosa. Però è un omaggio che voglio fare anche alla memoria della storica del mio lavoro, quindi a due miei compagni che purtroppo non ci sono più, sono Giovanna Lamia e Luigi Maria Bourgois. Quindi toccherò, citerò alcuni momenti. Io sono completamente cambiato, però è giusto e doveroso che li citi e li ricordo, perché sono più terroni, erano più terroni di me. Più terroni però. Perdono, 18, parliamo di chiaro, quando si dice noi siamo addestrati di 20 anni, io sono felice di essere addestrato, perché vuol dire che noi quei valori che ci hanno trasmesso i nostri genitori ancora ce l'abbiamo, quelli del nord invece l'hanno perduto, quindi evviva i terroni. A proposito della sua filmografia, lei ha lavorato in pellicole di culto come The Connection, Numeri per sempre, prima della consacrazione con I 100 passi di Marco Tullio Giordana. Se dovesse fare un bilancio della sua carriera. L'unica cosa che mi dispiace è che io devo rappresentare la mia terra facendo sempre un cattivo, ma io, perché la gente mi identifica in questo, e questo mi dispiace, perché ho fatto per 7 anni il poliziotto nella squadra, ho fatto il colonnello della finanza, ho fatto anche il prete, una moglie bellissima con Leonardo Pieracciotto. Mi dispiace, però una cosa mi dispiace ancora di più, lo dico e non lo nego. Sperandio è sempre pigliato, Sperandio anche gli altri siciliani per fare sempre i tinti. Non capisco perché devono prendere, ad esempio, stanno facendo il traditore, la storia di Buscetta, ma lo doveva fare un siciliano, non doveva farlo un romano, no? Favino. Voglio dire, cioè, eppure un taibano sono io. Zingaretti è un grande, però li chiami siciliani, non per fare soltanto i cattivi, ci sono anche siciliani che sono buoni. Quindi secondo lei la Sicilia viene sempre un po' distorta? No, la Sicilia la vedono nel cinema, io sono siciliano quindi posso fare solo cattivo, ed è difficile che possa fare il buono. E questo mi dà un po' di fastidio, però io sono un attore, quindi quando mi chiamano ringrazio che mi chiamano. L'ultima battuta invece sul Palermo Calcio. Lei, come sappiamo, è un grande tifoso del Palermo. Certo. Questi sono giorni molto confusi dopo il passaggio vero presunto alla società inglese. Lei cosa ne pensa e cosa augura ai tifosi del Palermo? Se parlo faccio danno, dico soltanto una cosa. L'anno scorso di questi tempi il Palermo, la prima in classifica, aveva 5 punti di distacco dalla terza. Poi Palermo non ha comprato nessuno, anzi ha venduto, e le altre squadre, tipo il Parma, forse non si sono rafforzate e quindi ci hanno superato e non siamo andati in Serie A. Io spero che quest'anno non succeda. Ho parlato ieri sera allo stadio con un mio amico Dino Foschi, mi ha garantito che il Palermo andrà in Serie A. Però a me a inglese non mi piace. Ho detto tutto e ho detto troppo. Ciao!